Sì, il nome è Rychlicki, i miei genitori vengono da Polonia, sono cresciuto in Lussemburgo, però io ho origini, ho polacchi. Vedendo come è finita la situazione, credo che no. Però ovviamente c'era un momento che mi chiedevo la stessa cosa. Ma adesso, dopo tutti, diciamo, questi anni, mi sembra che comunque questa situazione mi ha dato un'opportunità di più per farmi vedere in Lussemburgo, perché non c'erano tanti, diciamo, altri atleti su mio livello, e comunque anche sul punto di, diciamo, educazione, mi sono costruito una bella base. Allora lo vedo comunque molto positivo. Sì, tantissimo, in senso, ovviamente ci sono dei target, dei titoli che tutti vorranno vincere con la squadra, con la società. Comunque, mi sembra giocare per una nazionale, rappresentare proprio un paese, è una diversa storia. Ma allora, ascolta, per essere onesto, ovviamente dentro io ci credevo che arriverò fino al fondo, ma non ero tanto sorpreso, diciamo, di come mi presentavo sul campo, ma ero un po' sorpreso che, diciamo, è andata così veloce. In senso, in mia testa avevo un po' una immaginavo mi immaginavo un po' una strada più lunga. Sì. Il campionato andava molto bene, anche nella Champions ci siamo presentati bene, ma alla fine non si sa come sarebbe finito. Allora è andata come è andata. No, è sicuramente una esperienza che adesso ce l'ho in mio bagaglio, diciamo, che porto con me. Comunque ci sono stati tanti belli ricordi, belle esperienze. Ovviamente non tutte partite sono andate come abbiamo voluto, ma sono sicuro che comunque, guardando avanti, in mia testa rimangono solo queste esperienze positive. Sì, infatti mi ricordo un po' di questa partita, e mi ricordo bene la fine, che mi sono presentato abbastanza bene sul campo, ma la ultima palla del set non l'ho ricevuto. Mi immagino un campionato molto competitivo questo anno. Comunque, sì, se devo scegliere proprio un favorito, sarebbe probabilmente Perugia. Ma come ho detto, mi aspetto anche tante sorprese. Allora, vediamo com'andrà.